Salve ragazzi, ritornati su Victory Fire. Dunque, in base alle cose che dobbiamo fare, non è di qui che dobbiamo andare. No, dobbiamo tornare vaffanculo, c'ha visitatore un paio di balle. Dobbiamo tornare in città. E anzi, dobbiamo tornare indietro, perché dobbiamo andare in una nuova città e dobbiamo capire come ci dobbiamo andare. Ma tranquilli, è molto easy, credo, perché penso che qualcosa c'entri con Spaccaroccia quasi sicuramente. Allora, andiamo qui. Il trucco sapete qual è? Niente, che devo ricaricarmi la squadra. Quindi utilizzo Rock Smash. Spirito, intanto non ti devo più usare, quindi vai bene così. Dobbiamo tornare a Marble City. Comunque non penso che ci siamo già stati. Me lo ricorderai un nome stupido? Credo. A parte che ho la memoria di un caimano, quindi non lo so. Sì. Allora, tagliamo l'albero. L'effetto repellente è finito. Anche questa mi ricaricava i Pokémon. Comunque, torniamo nel tunnel del divertimento. Oh, sono fuori dal tunnel. No, lasciamo perdere. Anche se quella canzone devo ammettere che mi piaceva. E ecco qua, eccola qui. Secondo me è questo. Sapete perché? Sì, l'avevo già fatto. Scusate. Vabbè, a parte questo, siamo qui, stiamo andando avanti. Utilizziamo la nostra abilità da Pokémon Master per mettere a capo questa anziana signora con Pokémon scarsissimi. Electrode. Se usi esplosione ti spacco la faccia. No, utilizza fortunatamente rotolamento. Non mi fa niente. Oh, grazie per aver dato il tuo numero. Bella topolona, va. Quindi, boh, siamo qui. Dove? Qui. This is Tyron Tower, where Elite Four accept challenge. Io e il mio Arbok stiamo per sfidare Super 4, ok. Ma dallo sprite eri una ragazza, tu. No, aspetta, mi stai fottendo. Prendi in giro. Ah sì, Dragospiro ad Arbok, giustissimo. Comunque, X-Mania Jaslyn. Ho perso, magari mi serve più allenamento. Sì, avevo ragione allora. Dovevo vedere la Tyron Tower. Non è altissima? Ho quasi sconfitto il primo Super 4. Ma quando ho scoperto che non è l'unico che devo sfidare, ho lasciato perdere la sfida. Non penso che questa zona c'entri moltissimo con quello che sto per fare. Cosa? Sono il protagonista principale di questa hack. Ah beh, hai vinto. Sì, stavano litigando per chi fosse il migliore. Va bene, comunque vabbè, sono riuscito comunque a ottenere una ricarica della mia squadra. E credo che dobbiamo andare di qui. Sì, Alvaro. Oh, sei Teo? Sì, Alvaro, piacere di incontrarti. Cosa stai facendo qui? Sono venuto qui per aspettare che arrivassi a vedere qualcosa. Ascolta, riguarda te. Ho letto così tanti libri antichi. Ho trovato un libro chiamato Victory Fire. Menziona un Pokémon Victory, diciamo così, o vittorioso. Magari la parola Victory con la parola Victory intende Victini. È il guardiano della vittoria. Ti aiuterà a vincere. Aiuta a vincere ogni battaglia. Sembra carino, ma sta ancora cercando dov'è. E così a cazzo mi sfida. Ma sì, e intanto è gratis, no? E intanto sono lo stronzo di turno che accetta le sfide di tutti. Vabbè. Comunque, manteniamo la calma. Non è successo niente. Siamo qua, in pace col mondo. È solamente che Survivor che vaffanculo. Lo metti anche a boh, bene. La prossima scelta è Arbok, ma sì, tutti i Pokémon serpente o veleno. E non ho ovviamente mossi tipo psico. Utilizzo Razor Wind, che riesco a usare tranquillamente. Eccolo lì, paralizzato, non riesce ad attaccare. Malissimo. Vogliamo fare una gara? Ah, sì? Vuoi fare il furbo? Lo uso anch'io, morso.
Cedustox, che non so cosa possa c'entrare con tutti i Pokémon che hanno appena mandato, ma poverino è l'unico che se ne renderà di santa ragione con due braciere. E vabbè, sono cose che succedono. Alvaro, perché mi hai attaccato immediatamente? Mi hai quasi spaventato a morte. Solo per provare a vedere se eri forte abbastanza per essere il prescelto. E aspetta, prendi questo. Surf. You need a certain badge to make it available. It's a great gift, thank you. You're welcome, fine, I won't waste your time anymore. Bye, Dan. Grazie per avermi dato una MN che non posso minimamente usare. Posso usare, ok. Ora posso usarla. E mi tocca togliere Slash. Che figata. Così, a minchia, riesco a usarla anch'io. E là c'è una Pokéball, quindi voglio vedere di che Pokéball si tratta, di che strumento misterioso sarà revitalizzante. Vabbè, dai, speravo no, non speravo, pensavo peggio. Ah, ecco, tu sei un allenatore. Che strano. Vi odio tutti, ragazzi. Allenatori delle balle, vi odio tutti. Sempre lì in mezzo per la mia strada. Sì, poi. Cambiamo Pokémon, mettiamo Fracture e utilizziamo Dragartigli e ovviamente l'attacco fallisce. Ciao, ciao. Ok, stai per mettere Porygon 2 ancora meglio. Patatino, sei un patatino. Ecco. E lì non fa lo stronzo con ripresa, ah, bravo. Ok, benissimo. Qua c'è una casa. Non voglio registrarti, vaffanculo. Bicati. Qui. Elite Grandfather Radio Pokémon Stove. E la madò. Hey kid, sei qui per parlare? Cosa puoi parlare? Sto parlando. Cosa vuoi sapere? Non lo so perché. Vuoi guardarmi e non immaginarti che possa parlare, giusto? Sì, allora vattene. Ma che ca. Over here, young one. Let me read your runners, though. Seems to be very happy. Wow, hai capito che mi adorano i Pokémon. Grazie. Lega, per questo sei utile. Posso ricaricarmi qui tranquillamente. A gratis, senza dover per forza andare a sfidare Super 4. Bene. Questo... Only spring, where the marble river starts. Ma fai fa... Cristo! Adesso ti distruggo la vita. Vai. Dai. E te lo capiamo in fretta, eh? Usare vendetta che non te... Come osi? Ok, livello 41, benissimo. Allora... di qui c'è qualcosa? Parte 3... Bowl. Oh, ciao Melina. E no, di qui non si può passare perché altrimenti dovremmo solamente scendere. E allora dovremo andare sicuramente all'interno di quella caverna che avete visto. Allora, entriamo. Utilizziamo ovviamente per sicurezza un repellente. E andiamo a esplorare la caverna meteora, se è così che si chiamava. Ma te proprio lì dovevi stare, eh? Io mi immagino in base alla vista del personaggio cosa possa vedere. Tizi fermi, immobili, che aspettano che te proprio passi nella direzione, nell'angolo degli occhi per poterli sfidare. Penso che il personaggio si farà due grassi risate. Ma non importa, non ci voglio nemmeno pensare. Qualunque cosa faccia. Grazie a Dio non mi ha paralizzato. E ora posso andare avanti. Vediamo qui, c'è strumenti nascosti. Non me li ricordo. Guardate che terza generazione me la son cagata pochissimo. Quindi, dai vedere? Strano. Molto strano. C'è qualcosa che non mi convince qua. E vabbè, comunque sia. Oh, c'era una Pokéball qui sopra. Andiamo subito a prenderla. E pietra lunare. Benissimo. Buono buono. Joy. Facciamo così, io ti sfido, va bene, però te poi mi ricarichi la squadra. Shadow Ball su Flareon. E Shadow Ball. Ho detto Shadow Ball. Ok, poi mi andrà Chansey, sì. Vediamo se con Sheptile riesco a fare qualcosa con Leaf Blade. No, non gli fa niente. Vediamo, attacco rapido. Madonna, quanto gli ha tolto un attacco rapido. Quindi, mettiamo
Fracture, proviamo a utilizzare taglio, dato che tolgono queste mosse un botto. E ora mi ricarichi, grazie. Quindi nel caso dovessi tornare mi ricarica Evocamon e grazie per avermeli ricaricata, giusto per evitare che sta infame potesse rompere. Attacco d'ala. E anche Macio, attacco d'ala. E tutti e due KO, ciao ciao. Sì, ho il Pokénav, ma... Madonna santissima, adesso sclero. Palla ombra. Palla ombra. Indovinate? Sì, palla ombra. Sì, anche te con il Pokénav. E sei diventato famoso. Marble Grassland. Allora, dobbiamo passare casualmente. Ah no, magari non ci sfidano. Magari se fortuna e neanche questa mi sfida, sarei felice. Potrei andare tecnicamente leggermente avanti. Qui, niente. E... no, qui solamente una zona. E credo che la città sia dall'altra parte, qui a destra, dove c'era quel ponte. Porco di disco. Allora, sì, credo che sia di qui. Ok. Strano, di solito sono anche capaci di vedermi dalla lunga distanza. Ma cosa mi nascondono? Oh, ciao N, comunque. L'acqua è così calma, profonda e leggera. Soffice. Just like the flowing water, continue traveling until I found my real life. Sei un allenatore, il tuo nome è Teo? Ho capito. Come vedi, sto pensando, ma non riesco a arrivare con una risposta. Comunque, devo andare. Non ti fermerai mai finché non ottengo le risposte. Ma cosa sa? Cosa si fumano tutti qui? Quindi, questa è Marble City. Teo, sei qui? Sei qui per ottenere la medaglia? Fantastico, aspetta. Vuoi sfidarmi prima? No. Ma ormai... se devo, per forza, se troppo... per forza, devo essere obbligato da te, vabbè. Electro, sì, mettimi in capo ormai, tanto sono qui nella città, posso andarmi a prendere qualche... supermarket. Sì, che cazzo sto dicendo? Andare al centro Pokémon. Boh, semplice perché sto cominciando un po' a rincoglionirmi. D'accordo, video, tac! Ho vinto, come normale e ovvio che sia. Comunque abbiamo sconfitto Max. Mi è scioccato. Sei sempre fortissimo. Oh, mi sono quasi dimenticato. Una domanda per te. Conosci il team Mirage? Sono dietro di loro, quindi li conosci. Dov'è la loro base? Sai dov'è la loro base? Ok, nemmeno io lo so, quindi devo scoprirlo. Arrivederci, ragazzino energetico. Io. Benvenuto visitatore. Sono un... uno del posto, ma posso abbracciarti? Non vogliete bracci? È molto strano. Petafia! Tu! Sono vista l'idea. The owner of Koideo Invention. Ok, vediamo se questi qua ci danno qualcosina. You're idiot. You're the one. Vediamo. AG7 complete. It's empty. And not busy now, so I can chat with you now. Ok. Tu? Va bene. Un fossile. Tizio. È fossile. Sì, vabbè, questi qua dicono le stesse cose. Mio marito e mio figlio sono molti. Sono fan dei Pokémon antichi. Vogliono revitalizzare il fossile. Va bene, potete farlo, non è vietato. Just a word. The. Wrote on the sign. Psst, lo sapevi? C'è un mercato nero sotto questa casa. Sto provando a attirare molta gente. Oh, vuoi. L'MT28 cos'è? Fossa? Salve, sono Mr. Glasses. Oh, Mr. Glue, how are you? Ok, chi se ne importa? Che brutte maniere.
Smettila, sono qui per comandare gli strumenti. Dammi gli strumenti e li pagherò, ok? Ok, devi andare nei sotterranei. Sì, anche il mercato nero. Urco can. Te cosa fai? Ho ottenuto la vita. Stone seller. Ah, qui vendono le pietre. No, noi non servono perché non ho. Comunque si evolvono con pietre. Almeno, credo. Manco seller. Not weird. Not a poem. Non so che cazzo sia quello che. Cosa voleva vendermi sto tizio? Non voglio nemmeno immaginarlo. James, things for me. Ragazzi, possiamo avere Magikarp. Twisted Spoon, Never Melt Ice. Ok, non ho nessuna mossa che possa. Carcall, Dragon Fang. Comoro questo. E Carcall, sì, interessanti. Tu? Oh, quindi di esperienza, avanzi. Tipo terra non ne ho. Ragazzi, ma gli strumenti utili ci sono. Ma sì, tipo buio. Elettriche. Vende le Pokéball. Tutte tranne ovviamente la Master Ball. Molto male. E prendiamo qualche Ultra Ball. Dato che finché ho i soldi. Va bene. Penso che abbiamo fatto una bella spesuccia. E visiteremo meglio nella prossima parte questa città, perché anche questo episodio è finito. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Arrivederci al prossimo episodio di Victory Fire. Un saluto a Teo. Ciao ciao.